Esdra, capitolo primo. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché s'adempisse la parola dell'Eterno pronunziata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale, a voce per iscritto, fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia, l'Eterno l'idio dei cieli, ma dato tutti i regni della terra, ed egli m'ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme che è in Giuda. Chiunque tra voi è del suo popolo, sia il suo Dio con lui, e salga a Gerusalemme che è in Giuda, ed edifichi la casa dell'Eterno dell'Iddio di Israele e dell'Iddio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo dell'Eterno in qualunque luogo dimorino, la gente del luogo li assista con argento, con oro e con doni in natura, bestiame, aggiungendovi offerte volontarie per la casa dell'Iddio che è a Gerusalemme. Allora i capi famiglia di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si levarono per andare a costruire la casa dell'Eterno che è a Gerusalemme e tutti i loro vicini d'ogni intorno li fornirono d'oggetti d'argento, d'oro, di doni in natura, di bestiame, di cose preziose, oltre a tutte le offerte volontarie. Il Reciro trasse fuori gli utensili della casa dell'Eterno che, dell che Nabucodnezar aveva portati via da Gerusalemme e posti nella casa del suo Dio. Ciro, re di Persia, li fece ritirare per mezzo di miradetti il tesoriere e li consegnò a Shesh Bazar, principe di Giuda. Ecco nel numero. Trenta bacini d'oro, mille bacini d'argento, ventinove coltelli, trenta coppe d'oro, 410 coppe d'argento di secondo ordine, mille altri utensili. E tutti gli oggetti d'oro e d'argento erano in numero di. 5.400. Gesh-Bazar li portò tutti quando gli esuli furono ricondotti da Babilonia a Gerusalemme. Esdra, capitolo secondo Questi sono gli uomini della provincia che tornarono dalla cattività, quelli dei che Nebuchadnezzar, re di Babilonia, aveva menati schiavi a Babilonia e che tornarono a Gerusalemme in Giuda, ognuno nella sua città. Essi vennero con Zorobabel, Yeshua, Neemia, Saraia, Re Elaia, Mardocheo, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Bahanna, numero degli uomini del popolo di Israele, figliuoli di Paros, 2872. Figlioli di Shefatia 372. Figlioli di Arah 775. Figlioli di Pat Moab, discendenti di Yeshua e di Joab. 2812. Figlioli di Elam 1254, figliuoli di Zattu. 945 figlioli di Zaccai 760 i figlioli di Bani 642 figlioli di Bebai 623 figlioli di Azgad 1222 figlioli di Adonicam 666 figlioli di Bigvai 2056 figlioli di Adin 454 figliuoli di Ater della famiglia di Esachia 98 figliuoli di Betzai 323 figliuoli di Jorat 112 figliuoli di Ashun 223 figliuoli di Gibar 95 figliuoli di Bethlehem 123 gli uomini di Netofa 56, gli uomini di Anatot 128, gli uomini di Azamavet, 42, gli uomini di Kiriath-Arim di Kefira e di Beroth 743, gli uomini di Rama di Geba 621, gli uomini di Mikmas, 122, gli uomini di Betel e di Ai 223. I figliuoli di Nebo cinquantadue. i figliuoli di Magbish centocinquantasei. i figliuoli d'un altro Elam mille duecentoquarantaquattro, i figliuoli di Arin, trecentoventi, i figliuoli di Lod, di Adin e Dono settecentoventicinque, i figliuoli di Gerico trecentoventicinque, i figliuoli di Senea 3630 sacerdoti figliuoli di Gedahia, della casa di Yeshua 973 figliuoli di Immer 1052 figliuoli di Pashur 1247 figliuoli di Arin 1017 leviti figliuoli di Yeshua e di Kadmiel discendenti di Odavia 74 Cantori, figliuoli di Asaf, 128. Figliuoli dei Portinai, figliuoli di Shalom, figliuoli di Eter, figliuoli di Talmon, figliuoli di Akub, figliuoli di Attia, figliuoli di Shobai, in tutto, 139. Netinei, i figliuoli di Zia, i figliuoli di Asufa, i figliuoli di Tabaoth, i figlioli di Keros, i figlioli di Siha, i figlioli di Padom, i figlioli di Lebana, i figlioli di Agaba, i figlioli di Akub, i figlioli di Agab, i figlioli di Selmalai, i figlioli di Anan, i figlioli di Gidel, i figlioli di Gahar, i figlioli di Re Ahia, i figlioli di Rezin, i figlioli di Nekoda, i figlioli di Gazam, i figlioli di Uzza, i figlioli di Pasea, i figlioli di Becai, i figlioli di Asna, i figlioli di Meunuhim, i figlioli di Nefuzim, i figlioli di... Bakuk, i figlioli di Akufa, i figlioli di Arur, i figlioli di Bas Luth, i figlioli di Mehida, i figlioli di Harsha, i figlioli di Barcos, i figlioli di Sisera, i figlioli di Tamath, i figlioli di Netisia, i figlioli di Atifa, i figlioli dei servi di Salomone, i figlioli di Sotai, i figlioli di Soferet, i figlioli di Peruda, i figlioli di Yahala. I figlioli di Darkon, i figlioli di Gilded, i figlioli di Shefatia, i figlioli di Attil, i figlioli di Pocket Az-Sebaim, i figlioli Dami, tutti i Netinei e i figlioli e i servi di Salomone ammontavano a 392. Ed ecco quelli che tornarono da Tel-Malet e da Tel-Arsha e da Karub-Adad, da Im che non poterono indicare la loro casa patriarcale e la loro discendenza per provare che erano di Israele. I figlioli di Delaia, i figlioli di Tobia, i figlioli di Nekoda, in tutto 642. E di tre figlioli dei sacerdoti, i figlioli di Abbaia, i figlioli di Akots, i figlioli di Barzillai che aveva preso per moglie una delle figliuole di Barzillai, e Galadita, e fu chiamato con loro nome. Questi cercarono i loro titoli genealogici ma non li trovarono, furono quindi esclusi come impuri dal sacerdozio. E il governatore disse loro di non mangiare cose santissime finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio con l'Urim e con il Tumim. La radunanza tutta assieme noverava 42.360 persone senza contare i loro servi le loro serve che ammontavano a 7347 avevano pure 200 cantori e cantrici avevano 70 136 cavalli 245 muli 435 cammelli e 6720 asini Alcuni dei capi famiglia, come furono giunti alla casa dell'Eterno che è a Gerusalemme, offrirono dei doni volontari per la casa di Dio per rimetterla in piedi sul luogo di prima. Dettero al tesoro dell'opera, secondo i loro mezzi, 61.000 dariche d'oro, 5.000 mine d'argento e 100 vesti sacerdotali. I sacerdoti, i leviti, la gente del popolo, i cantori, i portunai, i netinei si stabilirono nelle loro città e tutti gli israeliti nelle città rispettive. Esdra capitolo terzo Or come fu giunto il settimo mese e i figlioli di Israele si furono stabiliti nelle loro città, il popolo si adunò come un sol uomo a Gerusalemme. Allora Yeshua, figliolo di Jozadak, coi suoi fratelli sacerdoti e Zorobabel, figliolo di Sheatiel, coi suoi fratelli, si levarono e costruirono l'altare degli Dio d'Israele per offrirvi sopra degli olocausti, come è scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio ristabilirono l'altare sulle sue basi, benché avessero paura a motivo dei popoli delle terre vicine e vi offrirono sopra Olocausti all'Eterno, gli Olocausti del mattino e della sera e celebrarono la festa delle capanne nel modo che è scritto e offersero giorno per giorno l'Olocausti secondo il numero prescritto per ciascun giorno e poi offersero l'Olocausto perpetuo, gli Olocausti dei Novi Luni e di tutte le solennità sacre all'Eterno e quelle di chiunque faceva qualche offerta volontaria all'Eterno. Dal primo giorno del settimo mese cominciarono a offrire l'Olocausti all'Eterno ma le fondamenta del tempo dell'Eterno non erano ancora state gettate. E diedero del denaro agli scarpellini e ai legnaiuoli ed dei vivere delle bivande dell'olio ai sidoni e ai tiri, perché portassero per mare sino a Jafo delle legname di cedro del Libano secondo la concessione che Ciro, re di Persia, aveva loro fatta. Il secondo anno del loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabel, figliolo di Shealtiel, Yeshua, figliolo di Josadac, con gli altri loro fratelli sacerdoti e leviti e tutti quelli che erano tornati dalla cattività a Gerusalemme, si misero all'opera e incaricarono i leviti, dai vent'anni in su, di dirigere i lavori della casa dell'Eterno, e Yeshua, con i suoi fratelli e i suoi figliuoli Cadmiel, coi suoi figlioli, i figlioli di Giuda, si presentarono come un solo uomo per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio. Lo stesso fecero i figlioli di Anadat, coi loro figlioli, coi loro fratelli leviti. E quando i costruttori gettarono le fondamenta del Tempio dell'Eterno, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con delle trombe e i leviti figlioli di Asaf con dei cembali per lodare l'Eterno secondo le direzioni date da Davide, re di Israele. Ed essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando l'Eterno perché egli è buono, e perché la sua benignità verso Israele dura in perpetuo. E tutto il popolo mandava alti gridi di gioia lodando l'Eterno perché si erano gettate le fondamenta della casa dell'Eterno. E molti sacerdoti, leviti e capi di famiglie anziani che avevano veduto la prima casa piangevano ad alta voce mentre si gettavano le fondamenta della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci gridando per l'allegrezza, in guisa che non si poteva discernere il rumore delle grida d'allegrezza da quello del pianto del popolo, perché il popolo mandava di gran gridi e il rumore se ne udiva da lontano. Esdra capitolo 4 Or i nemici di Giuda e di Beniamino, avendo saputo che quelli che erano stati in cattività edificavano un tempio all'eterno all'iddio d'Israele, si avvicinarono a Babel e ai capi di famiglia e dissero loro: Noi edificheremo con voi, giacché come voi noi cerchiamo il vostro dio e gli offriamo dei sacrifici dal tempo di Esa Aradon, re di Assiria, che ci fece salir qui. Ma Zorobabel, Yeshua e gli altri capi famiglia di Israele risposero loro, non spetta a voi ed a noi insieme di edificare una casa al nostro Dio, noi soli la edificheremo all'Eterno, al Dio di Israele, come Ciro, re di Persia, ce l'ha comandato. Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda e a molestarlo per impedirgli di fabbricare e a comprare dei consiglieri per frustare il suo divisamento. E questo durò per tutta la vita di Ciro re di Persia e fino al regno di Dario re di Persia e sotto il regno d'Assuero, al principio del suo regno, scrissero un'accusa contro gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme. Poi, al tempo d'Artaserse, Bislam, Mitredat Tabael e gli altri loro colleghi scrissero ad Artaserse re di Persia. La lettera era scritta in caratteri aramaici e tradotta in aramaico. e Reum il governatore e Shimsai il segretario scrissero una lettera contro Gerusalemme al re Artaserse in questi termini. La data Reum il governatore, Shimsai il segretario e gli altri loro colleghi di Dim da Falsetach di Talpeo, da Faras, de Reck, di Babilonia, di Susa, di Dea, de Lam e gli altri popoli che il grande e illustre Osnapar ha trasportato e stabiliti nella città di Samaria e gli altri che stanno di là dal fiume, eccetera. Ecco la copia della lettera che inviarono al re Artaserse, i tuoi servi, la gente d'oltre il fiume, eccetera. Sappia il re che i giudei che sono partiti da te e giunti fra noi a Gerusalemme riedificano la città ribelle e malvagia ne rialzano le mura e ne restaurano le fondamenta. Sappia dunque il re che se questa città si riedifica e se le sue mura si rialzano, essi non pagheranno più né tributo né imposta né pedaggio, e il tesoro dei re ne avrà a soffrire. Or siccome noi mangiamo il sale del palazzo e non ci sembra conveniente lo stare a vedere il danno del re, mandiamo al re questa informazione. Si facciano delle ricerche nel libro delle memorie dei tuoi padri e nei libri delle memorie troverai e apprenderai che questa città è una città ribelle e perniciosa, a re e a province e che fin dai tempi antichi vi si sono fatte delle sedizioni. Per queste ragioni la città è stata distrutta. Noi facciamo sapere al re che se questa città si riedifica e le sue mura si rialzano, tu non avrai più possessi da questo lato del fiume. Il re mandò questa risposta a Reum il governatore e a Shimsai, il segretario e al resto dei loro colleghi che stavano a Samaria e altrove di là dal fiume. Salute, eccetera. La lettera che ci avete mandata è stata esattamente letta in mia presenza, ed io ho dato ordine di far delle ricerche, e si è trovato che fin dai tempi antichi cotesta città è insorta contro ai re, e vi sono fatte delle sedizioni e delle rivolte. Vi sono stati a Gerusalemme dei re potenti che signoreggiarono su tutto il paese che è di là dal fiume, e ai quali si pagavano tributi, imposte e pedaggi. Date dunque ordine che questa gente sospenda i lavori e che cotesta città non si riedifichi prima che ordine ne sia dato da me. E badate di non essere negligenti in questo, onde il danno non venga a crescere in pregiudizio dei re. Non appena la copia della lettera del re Artaserse fu letta in presenza di Reum e di Shimsai, il segretario e dei loro colleghi, Essi andarono in fretta a Gerusalemme dai Giudei, e li obbligarono, a mano armata, a sospendere i lavori. Allora fu sospesa l'opera della casa di Dio a Gerusalemme, e rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario, re di Persia. Esdra, capitolo quinto Or i profeti Ageo e Zaccaria, figliuolo di Iddo, profetarono nel nome dell'Iddio d'Israele ai Giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. Allora Zorobabel figliolo di Shealtiel e Yeshua figliolo di Chosadak si levarono e ricominciarono a edificare la casa di Dio a Gerusalemme e con essi erano i profeti di Dio che li assecondavano. In quel medesimo tempo giunsero da loro trattenai governatore d'oltre il fiume, scettar Boznai e i loro colleghi, e parlarono loro così. Chi vi ha dato ordine di edificare questa casa e di rialzare queste mura? Poi aggiunsero, quali sono i nomi degli uomini che costruirono questo edificio? Ma sugli anziani dei giudei Vegliava l'occhio del loro Dio e quelli non li fecero cessare i lavori finché la cosa non fosse stata sottoposta a Dario e da lui fosse giunta una risposta in proposito. Copia della lettera mandata al re Dario da Tattenai, il governatore d'oltre fiume, e da Shetal Boznai e dai suoi colleghi agli affarsachiti che erano oltre il fiume. Gli inviarono un rapporto così concepito. Al re Dario perfetta salute. Sappia al Re che noi siamo andati nella provincia di Giuda alla casa del Dio. Essa si costruisce con blocchi di pietra e nelle pareti si interpongono dei legnami. L'opera viene fatta con cura e progredisce nelle loro mani. Noi abbiamo interrogato quegli anziani e abbiamo parlato loro così. Chi va dato ordine di edificare questa casa e di rialzare queste mura? ed abbiamo anche domandato loro i loro nomi per notificarteli, mettendo in scritto i nomi degli uomini che stanno loro a capo. E questa è la risposta che ci hanno data. Noi siamo i servi dell'Iddio del Cielo e della Terra e riedifichiamo la casa che era stata edificata già molti anni fa. Un gran re di Israele l'aveva edificata e compiuta. Ma avendo i nostri padri provocato a dire l'Iddio del Cielo, e Dio li diede in mano di Nabucar re di Babilonia il Caldeo, il quale distrusse questa casa e menò il popolo in cattività a Babilonia. Ma il primo anno di Ciro, re di Babilonia, il Re Ciro, die ordine che questa casa di Dio fosse riedificata. E il Re Ciro trasse pure dal Tempio di Babilonia gli utensili d'oro e d'argento della casa di Dio, che Nebuchadnezzar aveva portati via dal tempio di Gerusalemme e trasportati nel tempio di Babilonia, li fece consegnare a uno chiamato Shebazzar che gli aveva fatto governatore e gli disse: "Prendi questi utensili, va e riportali nel tempio di Gerusalemme e la casa di Dio sia ridificata dov'era". Allora lo stesso Shebazzar venne e gettò le fondamenta della casa di Dio a Gerusalemme. Da quel tempo fino ad ora essa è in costruzione ma non è ancora finita. Ordunque, se così piace al Re, si faccia delle ricerche nella Casa dei tesori del Re di Babilonia per accertare se sia stato un ordine dato dal Re Ciro per la costruzione di questa Casa a Gerusalemme e ci trasmette il Re il suo beneplacito a questo riguardo. Esra, capitolo VI. Allora il re Dario ordinò che si facessero delle ricerche nella casa degli archivi dove erano riposti i tesori di Babilonia e nel castello di Ameta, che era nella provincia di Media, e si trovò un rotolo nel quale stava scritto così. Memoria. Il primo anno del re Ciro. Il re Ciro ha pubblicato questo editto concernente la casa di Dio in Gerusalemme. La casa sia riedificata per essere un luogo dove si offrono dei sacrifici, e le fondamenta che se ne gettano siano solide, abbia sessanta cubiti d'altezza, sessanta cubiti di larghezza, tre ordini di blocchi di pietra e un ordine di travatura nuova, e la spesa sia pagata dalla casa reale, e inoltre gli utensili d'oro e d'argento della casa di Dio che Nebuchadnezzar aveva tratti dal Tempio di Gerusalemme trasportati a Babilonia, siano restituiti e riportati al Tempio di Gerusalemme, nel luogo dove erano prima, e posti nella casa di Dio. Or dunque tu, Tattenai, governatore d'oltre il fiume, e tu, Shetarboznai, e voi, loro colleghi da farsac che siete di là dal fiume, statevene lontani da quel luogo, lasciate continuare i lavori di quella casa di Dio». Il governatore dei Giudei e gli anziani dei Giudei riedificano quella casa di Dio nel sito di prima e questo è l'ordine che io do relativamente al vostro modo di procedere verso quegli anziani dei Giudei nella costruzione della casa di Dio. Le spese, detratte dalle entrate del Re, provenienti dai tributi oltre il fiume, siano puntualmente pagate a quegli uomini affinché i lavori non siano interrotti e le cose necessarie per gli holocausti all'Iddio dei cieli vitelli, montoni, agnelli e frumento e sale e vino e olio siano forniti ai sacerdoti di Gerusalemme a loro richiesta giorno per giorno e senza fallo affinché offrano sacrifici di odore soave all'Iddio dei cieli e preghino per la vita del re e dei suoi figlioli. e questo è pure l'ordine che io do se qualcuno contravverrà a questo decreto si tragga dalla casa di lui una trave, la sirizzi, vi sia egli inchiodato sopra e la sua casa per questo motivo diventi un letamaio. L'Iddio che ha fatto di quel luogo la dimora del suo nome distrugga ogni re ed ogni popolo che stendesse la mano per trasgredire la mia parola e per distruggere la casa di Dio che è in Gerusalemme. Io, Dario, ho emanato questo decreto, si è eseguito con ogni prontezza. Allora, Tatenai, governatore d'oltre il fiume, Shetar, Boznai e i loro colleghi, poiché il re redario l'aveva così decretato, eseguirono puntualmente i suoi ordini, e gli anziani dei giudei tirarono innanzi e fecero progredire la fabbrica aiutati dalle parole spirate del profeta Ageo e di Zaccaria, figliolo Dido e finirono i loro lavori di costruzione secondo il comandamento dell'Iddio di Israele e secondo gli ordini di Ciro, di Dario e d'Artaserse re di Persia. E la casa fu finita il terzo giorno del mese da Dar, il sesto anno del regno di Dario, e i figlioli di Israele, i sacerdoti, i leviti e gli altri reduci della cattività celebrarono con gioia la dedicazione di questa casa di Dio, e per la dedicazione di questa casa di Dio offrirono cento giovenchi, duecento montoni, quattrocento agnelli, e come sacrificio per il peccato per tutto Israele dodici capri, secondo il numero delle tribù d'Israele, e stabilirono i sacerdoti secondo le loro classi, e i leviti, secondo le divisioni, per il servizio di Dio a Gerusalemme, come sta scritto nel Libro di Mosè. Poi i reduci della cattività celebrarono la Pasqua il quattordicesimo giorno del primo mese, poiché i sacerdoti e i leviti s'erano purificati come se non fossero stati che un sol uomo. Tutti erano puri e immolarono la Pasqua per tutti i reduci della cattività, per i sacerdoti loro fratelli e per loro stessi. Così i figliuoli d'Israele che erano tornati dalla cattività e tutti quelli che si erano separati dall'impurità della gente del paese e che si unirono a loro per cercare l'eterno Dio d'Israele mangiarono la Pasqua. E celebrarono con gioia la festa degli Azzimi per sette giorni, perché l'Eterno li aveva rallegrati e aveva piegato in loro favore il cuore del re d'Assiria, in modo da fortificare le loro mani nell'opera della casa di Dio, dell'Iddio d'Israele. Esdra capitolo settimo Or dopo queste cose, sotto il regno d'Arta re di Persia, Giunse Esdra figliuolo di Seraia, figliolo di Azzaria, figliolo di Ilchia, figliolo di Shalom, figliolo di Zadok, figliolo da Hitub, figliolo da Maria, figliolo da Zaria, figliolo di Mariot, figliolo di Zeraia, figliolo di Huzzi, figliolo di Bucchi, figliolo di Abishua, figliolo di Phineas, figliolo di Elezar, figliolo di Aaron, nel sommo sacerdote. Quest'Esdra veniva da Babilonia. Era uno scriba versato nella legge di Mosè, data dall'Eterno, dalle Dio di Israele, e siccome la mano dell'Eterno del suo Dio era su lui, il re gli concedette tutto quello che domandò. E alcuni dei figlioli di Israele, e alcuni dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai e dei netinei, saliron pure con lui a Gerusalemme il settimo anno del re Artaserse. Esdra giunse a Gerusalemme il quinto mese. Nel settimo anno del re infatti aveva fissata la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese assistito dalla benefica mano del suo Dio poiché Ezra aveva applicato il cuore allo studio e alla pratica della legge dell'Eterno e ad insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine Ora ecco la Copia della lettera data dal re Astarse a Esra sacerdote e scriva scriva versato nei comandamenti e nelle leggi dati dall'Eterno a Israele Artaserse re dei re a Esra sacerdote scriva versato nella legge di Dio del cielo eccetera da me è decretato che nel mio regno chiunque del popolo di Israele, dei suoi sacerdoti e dei leviti sarà disposto a partire con te per Gerusalemme vada pure «Già che tu sei mandato da parte del re e dai suoi sette consiglieri per informarti in Giuda e in Gerusalemme come vi sia osservata la legge del tuo Dio, la quale tu hai nelle mani, e per portare l'argento e l'oro che il re e i suoi consiglieri hanno volenterosamente offerto alle dio di Israele, la cui dimora è a Gerusalemme, e...» tutto l'argento e l'oro che troverai in tutta la provincia di Babilonia e i doni volontari fatti dal popolo e dai sacerdoti per la casa del loro Dio a Gerusalemme. Tu avrai quindi cura di comprare con questo denaro dei giovenchi, dei montoni, degli agnelli e ciò che occorre per le relative oblazioni e libazioni e li offrirai sull'altare della casa del vostro Dio che è a Gerusalemme. Del rimanente dell'argento e dell'oro farete tu e i tuoi fratelli quel che meglio vi parrà, conformandovi alla volontà del vostro Dio. Quanto agli utensili che ti sono dati per il servizio della casa del Dio tuo, rimettili dove ha Dio di Gerusalemme, e qualunque altra spesa ti occorrerà a fare per la casa del tuo Dio, ne trarrai l'ammontare dal tesoro della casa reale. Io... In re Arta Serse do ordine a tutti i tesorieri d'oltre il fiume di consegnare senza dilazione a Estra, sacerdote e scriba versato nella legge dell'Iddio del Cielo, tutto quello che vi chiederà, fino a cento talenti d'argento, a cento cori di grano, a cento bati di vino, a cento bati d'olio e una quantità illimitata di sale. Tutto quello che è comandato dall'Iddio del Cielo sia puntualmente fatto per la casa dell'Iddio del Cielo, perché l'ira di Dio dovrebbe ella venire sopra il regno e sopra il re e i suoi figliuoli? Vi facciano inoltre sapere che non è lecito a nessuno esigere alcun tributo o imposta o pedaggio da alcuno dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai, dei netinei e dei servi di questa casa di Dio. E tu, esra secondo la sapienza di cui il tuo Dio ti ha dato, stabilisci dei magistrati e dei giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo d'oltre il fiume, a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio, fatele voi conoscere a chi non le conosce. E chiunque non osserverà la legge del tuo Dio e la legge del Re farete pronta giustizia punendolo con la morte o col bando, o con la multa pecunaria o col carcere. Benedetto sia l'Eterno, il Dio dei nostri padri, che ha così disposto il cuore del Re ad onorare la casa dell'Eterno a Gerusalemme, e che m'ha conciliato la benevolenza del Re, dei suoi consiglieri e di tutti i suoi potenti capi. Ed io, fortificato dalla mano dell'Eterno, del mio Dio che era su me, radunai i capi d'Israele perché partissero Meco. Esdra, capitolo ottavo. Questi sono i capi delle case patriarcali e la lista genealogica di quelli che tornarono meco da Babilonia sotto il regno d'Artaserse, dei figlioli di Phineas, Gershom dei figlioli di Tamar, Daniele dei figlioli di Davide, Attus dei figlioli di Secania, dei figlioli di Paros, Zaccaria e con lui furono registrati 150 maschi, dei figlioli di Patmoab Elio Enai, figliolo di Zerachia, e con lui 200 maschi. Dei figlioli di Shecania, il figliolo Yahaziel, e con lui 300 maschi. Dei figlioli di Adin e Bed, figliolo di Jonathan, e con lui 50 maschi. Dei figlioli di Elam, Isaia, figliolo di Atalia, e con lui 70 maschi. Dei figlioli di Shefatia, Zebadia figliolo di Micael, e con lui 80 maschi. Dei figlioli di Joab, Obadia figliolo di Jeiel, e con lui 218 maschi. Dei figlioli di Shelomit, il figliolo di Josifia, e con lui 160 maschi. Dei figlioli di Bebai, Zaccaria figliolo di Bebai, e con lui 28 maschi. Dei figlioli di Azagad, Jonathan figliolo di Arakatan e con lui 110 maschi. Dei figlioli di Adonicam, gli ultimi, dei quali questi sono i nomi, Elifelet, Jehiel, Shemania e con loro 60 maschi. E dei figlioli di Bigvai, Utai e Zabud e con lui 70 maschi. Io li radunai presso al fiume che scorre verso Ahava e qui vi stemmo accampati tre giorni e avendo fatto la rassegna del popolo e dei sacerdoti non trovai fra loro alcun figliolo di Levi. E allora feci chiamare i capi Eliezer, Ariel, Shemania, El Nathan, Jarib, El -Natan, Nathan, Nathan, Zaccaria, Meshulam e i dottori Joarib e El Nathan e ordinai loro d'andare dal capo Iddo che stava a Cassifia, e posi loro in bocca le parole che dovevano dire a Iddo a suo fratello che erano preposti al luogo di Cassifia, perché si menassero degli uomini per fare il servizio della casa del nostro Dio. E siccome la benefica mano del nostro Dio era su noi, ci menarono Scerabia, uomo intelligente dei figlioli di Mahili, figliolo di Levi, figliuolo di Israele, e con lui i suoi figlioli e i suoi fratelli, il numero di diciotto. As-Ramia e con lui Isaia dei figlioli di Merari, e i suoi fratelli e i suoi figlioli in numero di venti, e dei netinei che Davide i capi aveva messo al servizio delle viti, 220 netinei, tutti quanti designati per nome. E colà, presso al fiume Ahava, io bandì un digiuno per umilarci nel cospetto del nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Perché io mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difendersi per strada dal nemico, giacché avevamo detto al re, la mano del nostro dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che l'abbandonano. Così diciunammo e invocammo il nostro dio a questo proposito, ed egli ci esaudì. Allora io separai dodici dei capi sacerdoti, Sherebia, Hashabia, e dieci dei loro fratelli, e pensai loro dell'argento, dell'oro, gli utensili che erano l'offerta fatta per la casa del nostro Dio, dal re, dai suoi consiglieri, dai suoi capi, da tutti quelli d'Israele che si trovano colà. Rimisi dunque nelle loro mani 650 talenti d'argento, degli utensili d'argento per il valore di cento talenti, cento talenti d'oro, venti coppe d'oro del valore di mille, Dariche, due vasi di rame lucente finissimo prezioso come l'oro, e disse loro, voi siete consacrati all'Eterno, questi utensili sono sacri e quest'argente e quest'oro sono un'offerta volontaria fatta all'Eterno, all'iddio dei vostri padri, vigilati e custoditeli, finché li pesiate in presenza dei capi sacerdoti e dei leviti e dei capi delle famiglie di Israele a Gerusalemme, nelle camere della casa dell'Eterno. I sacerdoti e i leviti dunque ricevettero pesato l'argento e l'oro e gli utensili per portarli a Gerusalemme nella casa del nostro Dio. E noi ci partimmo dal fiume da Hava il dodicesimo giorno del primo mese per andare a Gerusalemme e la mano di Dio fu su di noi e ci liberò dalla mano del nemico e da ogni insidia durante il viaggio. E arrivammo a Gerusalemme, e dopo esserci riposati quivi tre giorni, e il quarto giorno pesammo nella casa del nostro Dio l'argento, l'oro, gli utensili che consegnammo al sacerdote Meremot, figliuolo di Uria, con lui era Eleazar, figliuolo di Fineas, e con loro erano i leviti Josabat, figliolo di Yeshua, e Noadia, figliolo di Bunni. Tutto fu contato e pesato, e nello stesso tempo il peso di tutto fu messo per iscritto. Gli esuli, tornati dalla cattività, offersero in Olocausti alle Dio d'Israele, di dodici giovenchi per tutto Israele, novantasei montoni, settantasette agnelli, e come sacrificio per il peccato dodici capri. Tutto questo in Olocausto all'Eterno e presentarono i decreti del re ai satrapi del re e ai governatori d'oltre il fiume, i quali favoreggiavano il popolo e la casa di Dio. Esra capitolo 9. Ora, quando queste cose furono finite, i capi s'accostarono a me dicendo il popolo di Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dai popoli di questi paesi, ma si conformano nelle abominazioni dei Cannei, degli Ittei, dei Ferasei, dei Gebusei, degli Amuniti, dei Moabiti, degli Egiziani e degli Amorei, poiché hanno preso delle loro figliuole per sé e per i propri figliuoli, e hanno mescolato la stirpe santa con popoli di questi paesi, e i capi e i magistrati sono stati i primi a commettere questa infedeltà. Quando io ebbi udito questo, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli dalla testa e dalla barba, e mi misi a sedere costernato. Allora tutti quelli che tremavano alle parole degli Dio di Israele si radunarono presso di me a motivo delle infedeltà di quelli che erano tornati dalla cattività, e io rimasi così seduto e costernato fino al tempo dell'oblazione della sera. E al momento dell'oblazione della sera, malzai dalla mia umiliazione con le vesti e col mantello stracciati, Cadi in ginocchio stessi le mani verso l'eterno il mio dio e dissi o oh mio dio io son confuso e mi vergogno o oh mio dio d'alzare a te la mia faccia poiché le nostre iniquità si son moltiplicate fino al di sopra del nostro capo e la nostra colpa è sì grande che arriva al cielo dal tempo dei nostri padri fino ad il d'oggi siamo stati grandemente colpevoli, e a motivo delle nostre iniquità, noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati dati in mano dei re dei paesi stranieri, in balia della spada, dell'esilio, della rapina e dell'opproprio, come ancor oggi si vede. Ed ora, per un breve istante, l'Eterno, il nostro Dio, ci ha fatto grazia, lasciandoci alcuni superstiti e concedendoci un asilo nel suo santo luogo al fin di illuminare gli occhi nostri e di darci un po di respiro in mezzo al nostro selvaggio, poiché noi siamo schiavi, ma il nostro Dio non ci ha abbandonati nel nostro selvaggio, che anzi ha fatto sì che trovassimo benevolenza presso i re di Persia, ai quali ci hanno dato tanto respiro da poter rimettere in pie la casa del lettio nostro, restaurarne le rovine e ci hanno concesso un ricovero in Giuda ed in Gerusalemme. Ed ora, o oh nostro Dio, che dire noi dopo questo, poiché noi abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, quelli che ci desti per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo il paese nel quale entrate per prendere in possesso è un paese reso impuro dalle impurità dei popoli di questi paesi, dalle abominazioni con le quali hanno riempito da un campo all'altro con le loro contaminazioni. Or dunque, non date le vostre figliuole ai loro figliuoli, e non prendete le loro figliuole per i vostri figliuoli, e non cercate mai la loro prosperità nel loro benessere, e così diventerete forti, mangerete i migliori prodotti del paese, e lo lascerete in retaggio perpetuo ai vostri figliuoli. Ora, dopo tutto quello che ci è avvenuto a motivo delle nostre azioni malvagie e delle nostre grandi colpe, «Già che Tu, o oh nostro Dio, ci hai puniti meno severamente di quanto le nostre iniquità avrebbero meritato, e hai conservato di noi un residuo come questo, torneremo noi di nuovo a violare i Tuoi comandamenti e ad imparentarci coi popoli che commettano queste abominazioni? L'ira Tua non si infiammerebbe essa contro di noi sino a consumarci, e a non lasciar più né residuo né superstite? O oh, eterno Dio d'Israele!» Tu sei giusto, e perciò noi siamo oggi ridotti ad un residuo di scampati, ed eccoci dinanzi a te a riconoscere la nostra colpa, poiché per cagione d'essa noi non potremmo sussistere nel tuo cospetto. Esdra capitolo decimo Or mentre Esdra pregava e faceva questa confessione piangendo, e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima moltitudine di gente di Israele, uomini, donne, fanciulli, e il popolo piangeva dirottamente. Allora Shecania, figliuolo di Yeihel, uno dei figliuoli di Elam, prese a dire a Esdra, noi siamo stati infedeli al nostro Dio sposando donne straniere prese dai popoli di questo paese, non di meno rimane ancora, a questo riguardo, una speranza a Israele. Facciamo un patto con Dio, impegniamoci a rimandare tutte queste donne e i figliuoli nati da esse come consigliano il mio Signore e quelli che tremano dinanzi ai comandamenti del nostro Dio. E facciasi quel che vuole la legge. Levati, poiché questo è affar tuo e noi sarem teco. Fatti animo. Ed agisci. Allora Esra si levò, fece giurare ai capi dei sacerdoti, dei leviti e di tutto Israele che farebbero come era stato detto. E quelli giurarono. Poi Esra si levò dinanzi alla casa di Dio e andò nella camera di Joamnam figliuolo di Eliashib, e come vi fu entrato, non mangiò pane né beve acqua, perché faceva cordoglio per l'infedeltà di quelli che erano stati in esilio. E si bandì in Giuda e a Gerusalemme che tutti quelli della cattività si adunassero a Gerusalemme, e che chiunque non venisse entro tre giorni seguendo il consiglio dei capi e degli anziani, tutti i suoi beni gli sarebbero confiscati ed egli stesso sarebbe escluso dalla radunanza dei reduci della cattività. Così tutti gli uomini di Giuda e di Beniamino s'adunarono a Gerusalemme entro i tre giorni. Era il ventesimo giorno del nono mese. Tutto il popolo stava sulla piazza della casa di Dio tremante per cagione di questa cosa e a causa della gran pioggia. Il sacerdote Ezra si levò e disse loro, Voi avete commesso un'infedeltà sposando donne straniere e avete accresciuta la colpa di Israele. Ma ora rendete omaggio all'Eterno, all'Iddio dei vostri padri, e fate quel che a lui piace. Separatevi dai popoli di questo paese e dalle donne straniere. Allora tutta la radunanza rispose e disse ad alta voce Sì, dobbiamo fare come tu hai detto. Ma il popolo è in gran numero e il tempo è molto piovoso e non possiamo stare allo scoperto e questo non è affare d'un giorno o due, poiché siamo stati numerosi a commettere questo peccato. Rimangono dunque qui i capi di tutta la radunanza e tutti quelli che nelle nostre città hanno sposato donne straniere, vengano ai tempi determinati con gli anziani e i giudici d'ogni città, affinché non sia rimossa da noi l'ardente ira del nostro Dio per questa infedeltà. Jonathan, figliolo di Azahel, e Yazia, figliolo di Tikva, appoggiati da Meshulam e da Levita, e Butai furono i soli ad opporsi a questo. Ma quelli della cattività fecero a quel modo e furono scelti il sacerdote Ezra e alcuni capi famiglia secondo le loro case patriarcali, tutti designati per nome, i quali cominciarono a tenere adunanza il primo giorno del decimo mese per esaminare i fatti. Il primo giorno del primo mese avevano finito quando concerneva a tutti quelli che avevano sposato donne straniere. Tra i figlioli dei sacerdoti, questi si trovarono che avevano sposato donne straniere. Dei figlioli di Eshua, figliolo di Yotzadak, e tra i figlioli Maasea, Eliezer, Yarib e Gedalia, i quali promisero, dando la mano, di mandar via le loro mogli e offrirono un montone come sacrificio per la loro colpa. De figlioli di Mir, Annai, Zebadia, De figlioli di Arin, Maaseria, Elia, Shemaia, Yael e Uzukia. De figlioli di Pashur, Elionehai, Maasehia, Ishmael, Natnahel, Yozabad e Lassa. Dei Leviti, Yozabad, Shimei, Kelahia, detto anche Kelita, Petahia, Giuda e eliezer Dei cantori Eliashib, de portinai Shalom, Telem Euri. e Uri, e degli israeliti de figlioli di Parosh, Ramia, Itzia, Malkia, Mahihamin, Elezia, Alkia e Benahia. de figlioli de Elam, Matania, Zacaria e Abdi, Jeromoth e Nelia, de figlioli de Zatu, Elio e Nai, Eliashib, Matania ז'רמות, סאדת עציסה, דפיליולי דיבאי, יוננן, ענניה, צבאי, אטלאי, דפיליולי דיבאנה, משולם, מלוק, עדאיה, ישוב, שהר, רמות, דפיליולי דיפת מוהב, עדנה, כלא, בנאיה, מעשהיה, מתניה, בצליל, סליל, בינוי, Manasse, de figlioli di Arin, Eliezer, Isachia, Alchia, Shemaia, Simeone, Beniamino, Maluk, Shemaria, de figlioli di Ashum, Matenai, Atatta, Zabadab, Elifelet, Jeremai, Menasse, Shimei, de figlioli di Banai, Maadaei, Amran, Uel, Benaia, Bedia, Kelehu, Vania, Meremot, Eliashib, Matania, matenai, Yasai, Bani, Minui, shemei, Shelamia, Natanam, Adaia, Macnabdai, sheshai, sherai, Ezarel, Shelamia, Shemaria, Shalum, Amaria, Giuseppe. De figlioli di Nebo, jeiel Matifia, Zabal, Zebina, Giaddahai, Yoher, Banahia, tutti questi avevano preso delle mogli stranieri e veran di quelli che di queste mogli avevano avuto dei figlioli.